Apportare con una piccola goccia un contributo a chi nella vita ha dovuto non solo essere goccia, ma dimostrare di far parte di quell'oceano che ha travolto la sua esistenza. Sarà devoluto a sostegno dell'unità operativa di oncoematologia dell'ospedale Andrea Tortora di Pagani il ricavato dello spettacolo Cenere e Magia, che andrà in scena lunedì alle ore 20 presso il centro sociale di Pagani. L'iniziativa è stata fortemente voluta dal Centro per l'Infanzia Crescere Insieme, guidato da Rosa Santoro e Alfonsina Della Rocca. La cenere usata per realizzare inchiostri, magie e sortilegi per intrecciare le storie di 24 personaggi saranno gli ingredienti dello spettacolo diretto da Clotilde Grisolia, che muoverà le file dei personaggi: la fata, la matrigna, il principe, il ciambellano, il folletto e altri che condurranno gli spettatori nella celebre favola di Cenerentola per poi creare una parodia di tutti i protagonisti. Lo spettacolo vedrà la partecipazione di tanti non attori che hanno aderito all'iniziativa per raccogliere fondi insieme a diverse realtà associative e solidali del nostro territorio, tra cui la Fondazione Teatro Città di Mercato San Severino e l'associazione Noi Donne Soprattutto, guidata da Maria Langella ed il cui direttivo è presieduto dalla protagonista della serata, la Cenerentola, Veronica Carratù. Lo spettacolo messo in scena rappresenta la continuazione di un progetto messo in campo lo scorso 25 novembre per raccogliere fondi per l'associazione Noi Donne Soprattutto, che si occupa presso l'ospedale Ruggi di Salerno di offrire assistenza ai pazienti che seguono il percorso della malattia e delle cure oncologiche.